mano nel cielo. Staglio e Olio, o se volete, Laurel e Hardy. 106 film in 30 anni di carriera. Dal 1921 hanno divertito con leggerezza e poesia bambini di tutto il mondo e continuano a incantare ogni volta che vengono riproposti in televisione o guardati su YouTube bambini ormai grandi che ritornano di nuovo a sorridere con semplicità. Il loro successo in Italia risale al 1931, in pieno periodo fascista, quando fu importato il loro film Muraglie e lo stesso Mussolini assisteva divertito in proiezioni private alle loro scenette. Quando, alla fine degli anni 40, dopo molte vicissitudini, il loro successo in America cominciò a tramontare, Stanley e Olio si recarono in Europa e dal 47 al 54 fecero numerose tournée in Francia, Inghilterra, Belgio e Danimarca. Qui il loro successo sembrava non aver mai avuto un calo. Ovunque andassero, la risposta del pubblico era sempre la stessa, una grande e calorosa partecipazione. Vennero anche in Italia, via Parigi. Da Sanremo, dove inaugurarono la stagione del Casinò, il 23 giugno 1950 giunsero in treno a Genova, diretti a Roma per iniziare le riprese di quello che sarebbe stato il loro ultimo lavoro, Atollo K, una coproduzione italo-francese. Un film che purtroppo nacque sotto una cattiva stella per le cattive condizioni di salute dei due, per problemi di sceneggiatura e per le incomprensioni con il regista francese. Ci si mise, oltre a quello di Fernandel, anche il rifiuto di alcuni attori italiani molto in voga in quel momento, Totò, Walter Chiari, Macario e Carlo Croccolo. Nonostante tutto, però, la fama di Cric e Croc, così venivano chiamati in quel tempo in Italia, non si era offuscata. Sulla linea ferroviaria i capistazione avvertivano parenti e amici del passaggio dei due comici, facendo accorrere ad ogni fermata centinaia di persone pronte ad acclamarli. Durante il soggiorno a Genova, i due attori si esibirono al Teatro Carlo Felice, in uno spettacolo di beneficenza a favore dei mutilatini di guerra e dei ciechi dell'Istituto David Chiossone. Nella struttura del principale teatro lirico della città erano presenti ancora le ferite della guerra. Palchi e arredi carbonizzati facevano da contorno ad una scarna cavea che quel giorno però fu riempita e ravvivata dall'entusiasmo di una moltitudine di bambini. Dopo l'esibizione fu proiettato uno dei loro film di maggior successo, Fra Diavolo. Per quei bambini fu un'occasione davvero unica, soprattutto per quei tempi, vedere uno dei loro film preferiti in compagnia di tanto amati protagonisti. Nell'incontro con i giornalisti, a chi gli chiedeva una spiegazione per il tanto entusiasmo scatenato, Oliver Hardy rispose: «La nostra comicità è pura, scevra da sottintesi ideologici. Noi tendiamo in primo luogo a far ridere i bambini e senza volerlo facciamo ridere anche i grandi. Che ci possiamo fare se i grandi restano sempre bambini?» Ma, come detto, era Roma la meta del loro viaggio in Italia e l'attesa era tutta per un incontro speciale con un insospettabile fan della coppia, Papa Pio XII. Il pontefice, infatti, li volle ricevere in Vaticano in un'udienza privata, sebbene non ignorasse il tormentato percorso matrimoniale di Sten, sposato per 5 volte, e di Hardy, che ripeté l'esperienza matrimoniale per 3 volte. Il loro arrivo alla stazione Termini fu segnato da scene di entusiasmo mai viste prima, e Stan Laurel fu addirittura portato a braccio, cosa che ovviamente non avvenne per Oliver Hardy. Nella città eterna, durante uno spettacolo teatrale di beneficenza tenutosi a Villa Dobrandini, al quale parteciparono più di 3.000 ragazzi, e poi anche durante il pranzo seguente, conobbero di persona i loro doppiatori italiani, Mauro Zambuto e un giovane Alberto Sordi. Loro apparivano davanti e dietro un telone, io e Zambuto facevamo la voce, lui faceva con la cravatta così. Poi ci fu questo grande pranzo sempre con i bambini eccetera, io sedetti vicino a Olio. E per me fu un'emozione grandissima conoscerlo personalmente. E proprio Sordi fu l'autore della famosa Guardo gli asini che volano nel ciel, un vero e proprio inno a quell'incanto infantile che mai dovrebbe abbandonarci una volta adulti. Thank you.